Buongiorno amici, oggi siamo a Parma insieme a Lorenzo Costi. Lorenzo, dove siamo? Qua. Siamo al Consorzio Produttori Latte, il caseificio dove io produco parmigiano reggiano. È buonissimo, l'ho assaggiato prima, mamma mia. E qua? E qua? Questa qua è una caldaia di rame dove cuociamo dentro il parmigiano reggiano. Il parmigiano reggiano nasce con il latte di due munte, della sera e della mattina successiva. Il latte della sera lo stendiamo in quelle vasche sopra là che vedete dietro di noi, okay. Ci sono delle scuole d'acciaio. Stendiamo il latte della sera, durante la notte fa la panna, il grasso vuol dire che viene a galla, noi prendiamo solo il latte magro sotto, lo mettiamo in queste caldaie, poi andiamo a prendere il latte appena munto al mattino e riempiamo ogni caldaia 1100 litri, 11 quintali, due forme di parmigiano reggiano. Madonna! Un chilo di parmigiano reggiano sono 14 litri di latte, fresco appena... Pazzesco, andiamo a vederli già fatti perché... Andiamo a vedere le forme appena già fatte. E qua Lorenzo dove siamo? Qua siamo nella sala di formatura, le forme che abbiamo fatto due ore fa, le abbiamo messe qua dietro le nostre fasciere con le tele, sì. Dopo due ore viene cambiata la tela e vengono girate sotto sopra per far sì che lo il formaggio butti fuori il siero. Ah, bisogna vedere. Venite a vedere. Vedete la manualità dei ragazzi che quanto pesano queste forme adesso? Ah, queste forme qua appena prodotte così sono intorno ai 46 kg cada una. Madonna che fisico che hanno, eh? Esatto. Il fisico voi, Vedete? Spettacolo. Dopo, quando siamo a stasera, la forma è già abbastanza solida, tra la fascia di plastica e il formaggio aggiungiamo un cliché stampante. Perfetto. E domattina invece tiriamo via il cliché stampante e la nostra forma la mettiamo dentro questi stampi qua. Ma che spettacolo! Ah, qua dove si vediamo tutti i numeri? Questo è il cliché che viene inserito dentro il formaggio in questa maniera. Ah, viene messo giù così tra la fascia e il formaggio, il giorno dopo è stampato. Spettacolo! E dopo 24 ore questo qua è il risultato, questa qua è la nostra forma già stampata. Vale, se ve la faccio vedere. Ah, ecco, vedi? Con tutte le scritte. Opla. Vedete? Novembre 21, 23 e 22 il numero del caseificio. Bellissimo. Questo qua è il bollino CE del caseificio, vedete? Bollino CE. E qua vedete che c'è un buco? Qua tra un anno, se diventerà parmigiano reggiano, verrà bruciato a fuoco. Spettacolo. Ma diventa parmigiano reggiano solo se è scelto. Se ha dei difetti viene completamente eliminato dalla filiera. Bellissimo. Ah, quindi dopo che... Guardate, dopo tre giorni il nostro formaggio va nell'acqua salata. Nell'acqua salata ci rimane circa 20 giorni. Qua dentro fa il bagnetto? Sì, che fa il bagnetto. Qua avviene uno scambio osmotico. Per osmosi entra sale ed esce acido lattico. Ah. Il sale stratifica intorno alla pelle per una profondità di 2-3 cm. Per arrivare nel cuore di queste forme qua, mentre stagiona nel magazzino che dopo andremo a vedere, ci mette circa 8 mesi. Quindi il nostro latte, senza essere cotto perché è scaldato solo 55 gradi, deve rimanere completamente integro e non essere attaccato ad altri batteri patogeni. Quindi per fare un grande parmigiano reggiano ci vuole un grande latte. Beh certo, guarda quanto ce n'è qua. Fanno il bagnetto, bellissimo. E ora sto aspettando Lorenzo dopo che abbiamo fatto vedere questi passaggi perché andiamo dove? Del cavò, io lo chiamo cavò perché l'ho visto stamattina, è tempestato di formaggi, ma bellissimo, delle forme pazzesche, adesso andiamo dentro. Intanto qua c'è la cartina di dove fanno il parmigiano reggiano. Aspettiamo Lorenzo, andiamo. Cavò, ok, guarda qua. Formaggio ne abbiamo qua Lorenzo, perché lo prendi a martellate? Noi col martelletto riusciamo a sentire la qualità del formaggio, se il formaggio è di prima scelta o ha dei difetti a livelli strutturali, invece per sentire il difetto organolettici lo sentiremo dopo che faremo un assaggio. Ma quanto c'è questa forma qua adesso? Questo qua è un formaggio di maggio 2020, quindi va a 15 mesi, 18 mesi. Guarda quante se n'è. Andiamo a vedere questa qua che è vecchissima, la mascotte del caseificio. Guarda che roba. Una forma. Questa però non è mangiata. Che è nata a febbraio del 2008, a 13 anni di vita. Secondo te ancora commestibile? Sì. Sì, è legno. È molto dura, però è ancora commestibile. Sì, che cazzo, sì, è durissimo. E poi non tutte le formaggi, qua, di stagione dura. E qui quindi, non è ancora parmigiano reggiano. Quanti mesi deve stare, minimo?
per diventare parmigiano reggiano ti servono 12 mesi di stagionatura. Quindi di quante qualità c'è? Wow. Qua andiamo da zero, in questo caseificio andiamo, sì, da zero fino a quasi 50 mesi. Sono tanti 50 mesi. Ma è un formaggio molto dolce, molto buono, tutto qua è pronto per andare via. È già passato, settembre 20. Madonna, e va in tutto il pianeta. Venduto e va in tutto il pianeta. E va in tutto il mondo, dico. Bellissimo. La luce, accendo la luce. Ah, vedi che tutti i segni sopra. È appena stato bruciato fuoco, vedete che ha bruciato fuoco, sì. Questo qua, vedete, gennaio 2021 non è ancora bruciato fuoco. Sì. 600 verrà bruciato fuoco così. Se ha un difetto piccolo verrà rigato, se ha un difetto grande viene levata completamente la pelle, esce dalla filiera, non c'entra niente col parmigiano reggiano. Bellissimo, ma siete precisi voi. Qui viene controllato forma per forma, perché chi viene a controllare il formaggio lo vede tramite la placca di caseina. Guardate qua cosa c'è sotto, oh, vedete? Questa è una placca di caseina, okay, che se la guardiamo nella forma di 13 anni si vede ancora. Ho capito. E si legge ancora. Adesso andiamo a vedere, nella forma di 13 anni. Bestiale. Devo dire che c'è la cosa che salta subito all'occhio, anzi salta subito al naso, è il profumo che c'è in questo reparto del caseificio. Cioè ti viene praticamente sto mangiando formaggio anche senza mangiarlo, sto annusandolo. E poi, è una roba pazzesca quello che state vedendo, è un valore incredibile. Qua dentro ci sono più di 8 milioni di euro in formaggio, 16 miliardi delle vecchie lire. Orco Giuda, pazzesco, va bellissimo, bellissimo. Adesso la puliamo con la macchina perché è un po' sporco questa forma qua, così ve la faccio vedere. Pazzesco, guarda, guarda, guarda. Ma allora mi ha preso tantissimo quella forma lì. Ah, questa qua è un po' piccolina. Serve per pulire questo le forme per prima di venderlo. È il modulo che è piccolina, quelle grosse si puliscono meglio. Qua è come la tracciabilità del prodotto, da questo qua sappiamo che è molto latte. Bestiale, bellissimo. Ma ti faccio fare una domanda prima di chiudere il video, ma cosa mi hai detto? Qual è la differenza? Cosa ha di particolare questo parmigiano reggiano? La particolarità del parmigiano reggiano è che è completamente naturale. Perfetto. Non c'è dentro niente, latte, caglio e sale, fine trasmissioni. Le vacche devono mangiare naturale, perché se mangiano sottoprodotti o casini, il formaggio si gonfia, non diventa parmigiano, esce dalla fine. Ma hai detto che non c'è lattosio all'interno del parmigiano? No, perché sia l'innesto che mettiamo, che ha un po' di sio del giorno prima, okay, aiuta, aumentiamo i fermenti lattici e fanno sì che noi, cioè praticamente mangiamo tutto il lattosio nelle prime ore di vita del formaggio. Ah, quindi è privo di lattosio, quindi cioè, è anche un formaggio. Dopo è chiaro che ci sono degli allergeni legati al lattosio che per 12 o 15 mesi può fare male. Ma se mangiamo un formaggio di stagionatura reale sopra i 24 mesi, anche chi è intollerante, il problema non è il lattosio. Non è il lattosio che è nel formaggio. Adesso però bisogna andarlo assaggiare. Allora adesso andiamo a assaggiare il formaggio e poi vediamo com'è. Andiamo. Ora viene la parte più interessante. Guarda qua, quanti sono, guarda. Quindi abbiamo 36 mesi, 12 mesi e 24 mesi. Adesso io assaggio i 12 mesi. Cazzo, buono. Il parmigiano reggiano è proprio buono. Questo non è che bisogna dire balle, è proprio buono. Te quale preferisci, Don? A me piacciono tutti. Dopo, è chiaro che ogni formaggio ha la sua storia. I 12 mesi lo metto nelle insalate, lo metto. Il 36 è leggermente più forte. Il 36 è un bel formaggio, un formaggio che devi mangiare con un buon vino. Ragazzi, con del pane fresco e un buon vino, 36 è un grande prodotto. Per 24 va bene in tutto. Parmigiano reggiano il top. Cioè, non è una marchetta. L'avete già mangiato sicuro, è troppo buono. Ciao. Un saluto da Parma, da Zaitz. Ciao, CPL. Ciao.